come la strada è provinciale. Quanti disagi? Abbiamo 150 utenze di energia elettrica ancora da sistemare, sì. E le dovrebbe ripristinare entro le ore 15 di oggi pomeriggio. Sì. Lo stesso stanno lavorando delle maestranze del CATF per quanto riguarda l'acqua potabile, perché quando sono caduti degli alberi hanno livellato ovviamente anche le tubature, oltre che le linee dell'energia elettrica, e hanno creato non pochi problemi, insomma. Certo, sì. Adesso insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile, carabinieri, vigili e tutto quanto, stiamo cercando di ripristinare la viabilità in via Boschetto, che però ha visto un grande, come dire, problematicità di alberi caduti, ma che ce ne sono anche altri in piedi che destano preoccupazioni, e quindi ci siamo coordinati con a livello regionale. L'assessore Paolo Gazzolo ha confermato la sua presenza lunedì mattina alle ore 10, in modo tale che faremo fare un giro del nostro territorio per verificare lo status, perché comunque siamo preoccupati non tanto e non solo per gli alberi che sono caduti, ma anche per quelli che sono rimasti in piedi, che sono pericolosi per la viabilità, per le persone, perché molti sono anche pericolosi al ridosso di abitazioni. Molte abitazioni hanno subito scoperchiamenti, e quindi cioè sono proprio anche a Monticelli, ma senza Attica, anche case Archer hanno avuto dei problemi seri, e insieme al coordinatore dei vigili del fuoco Milani stiamo appunto cercando di fare visita a tutti coloro che ci chiedono un intervento, in modo tale da dare sicurezza ai nostri cittadini. Don Michele Larin, appunto, mi dice: passe bene, le raffiche di vento ieri sera hanno provocato la caduta di uno dei pinacoli della tetta del tetto della chiesa e alcuni danni all'oratorio e all'asilo. Dice che ha già chiamato una ditta privata per rimuovere i pezzi del pinacolo e si rende disponibile se c'è qualcosa che può fare, certo, volentieri.